Se Leonardo Sciascia fosse stato argentino anziché siciliano e se avesse scritto in spagnolo anziché in italiano, probabilmente sarebbe diventato famoso come Borges. Di Borges aveva la stessa immaginazione, lo stesso talento e la stessa intelligenza. E forse non è un caso che in Italia le opere dell'uno e dell'altro siano pubblicate dalla stessa casa editrice, la Adelphi, che proprio in questi giorni ha rimandato una ristampa di una sua vecchia opera, Il Consiglio d'Egitto. A differenza di Borges, Sciascia aveva un'altra caratteristica, era affascinato dall'andare a scovare dove si nasconde il potere. E mai come in questo libro l'ha cercato e trovato e descritto. Il Consiglio d'Egitto è la storia di un falso inteso come, per esempio, la donazione di Costantino, che sancì il potere temporale della Chiesa, oppure come i famigerati protocolli dei Savi di Sion, che diedero base scientifica, tra mille virgolette, all'antisemitismo. Insomma, la storia di un documento falso. Ogni potere si basa su un'idea, e spesso le idee si basano su documenti. Quindi quando uno trova un documento che sancisce il potere gli è grato. Quando invece questo documento lo mette in crisi, il potere fa di tutto per fare in modo che questo documento scompaia, sparisca. Il potere non accetterà mai di crollare e quindi lotterà fino alla fine. Ma, come dice Sciascia in questo libro, anzi lo fa dire a uno dei personaggi che alla fine sarà sconfitto dal potere, purtroppo la menzogna è sempre più forte della verità.